Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti in questo decimo episodio della mia Road to Glory. Allora, vi avevo chiesto di consigliarmi un portiere da far giocare al posto di Marchetti, però mi mettete sempre più in difficoltà. Era successo già l'altra volta con il centrocampista, però questa volta sono veramente indeciso se comprare Handanovic oppure se comprare Diego Lopez, perché mi sembrano entrambi due portieri molto forti, ma non so chi scegliere tra i due. E visto che la maggior parte delle cose in questa serie la scegliete voi, vi chiedo di consigliarmi qua sotto nei commenti uno dei due portieri. Quindi o Diego Lopez o Handanovic. Quello che alla fine sarà più votato, più commentato, quello che mi convincerà di più tra i due, io lo comprerò e andrò al posto di Marchetti. Però al momento non so veramente chi prendere. Però adesso, parlando della nostra divisione, abbiamo 6 punti. Dobbiamo arrivare ad 8 per la salvezza, 12 per la promozione e 15 per vincere la divisione. Abbiamo ancora 7 partite, un'infinità. Nello scorso episodio siamo andati un po' così così, almeno nella prima partita, perché l'abbiamo persa. La seconda invece l'abbiamo vinta 12-1, abbiamo devastato l'avversario. E adesso speriamo di fare lo stesso, quindi andiamo a fare la partita che ci garantirebbe la salvezza in questa divisione. Ecco qua il mio avversario, 79 di valutazione, 42 di intesa. Ok, cos'è? Un misto tra Premier, un ibrida tra Premier, Serie A, con anche Spagna. Ok, dai. I Barbo, la porta avanti Barbo, sempre lui, fa tutto lui. Ecco i Barbo, la parata di Ochoa. Ecco Palacio, può andare al cross in mezzo. C'è il compagno dentro, c'è il Barbo dentro, che ha sbagliato ancora. Ecco i Barbo, la porta avanti, non sbagliare ancora. I Barbo sbaglia ancora. Ma perché fa così? Non è da lui, veramente. Callejon, in area Callejon. I Barbo, in area Barbo. E finalmente stavolta l'ha sbloccata. 1-0 per noi, i Barbo. Callejon prolunga per Palacio, che è in area. 2-0, ancora Palacio. Infatti il primo l'ha fatto i Barbo. Ho sbagliato, l'importante è che siamo 2-0 per noi. No, no, no. È successo veramente? No. No. No, 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 no. 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 Non ci credo. Riapre la partita così. È un gioco di merda questo. Vai Sau, ritorniamo subito in vantaggio. Bravo Sau, che fa il tiro, la gran parata. E poi il 3-1, ma non si capisce più niente. Quanto è stupido questo gioco. Ma è giusto così. Ben Arfa, in area, Ben Arfa. 3-2. È la sfiga che ci perseguita. 3-2, siamo ancora in vantaggio, non dobbiamo rischiare niente, però... Palacio, in area Palacio! 4-2! Cioè, è un ping pong infinito. Vabbè, 4-2. Ancora Palacio che crossa dentro! Ma non è finita! Nainggolan! 5-2! Ben Arfa! No! 5-3! Vabbè. Oh, mamma mia, lo ammazza adesso. Sau, in area! Sau, va il tiro Sau! 6-3, grande, va bene così. Gervinho, 6-4. Mancano solo 4 minuti, me ne deve fare ancora 2 però. Cioè, il tempo è finito, però è successo poco in questo secondo tempo. Finisce qui però la partita, quando è finita 6-4 per noi. Va bene, abbiamo guadagnato questi 3 punti, quindi siamo salvi. Però non mi convincono tanto quei gol che abbiamo subito. Non va bene subire sempre così tanti gol, vabbè sempre. Questa volta è andata così e ok che... 2 o 3 li ho presi perché sono stupido. Però non dobbiamo più prenderne così tanti. E allora, al momento abbiamo 9 punti. Se vinciamo questa, andiamo a 12 e abbiamo la promozione. E allora andiamoci subito. Ho la squadra a pezzi, mi si sono fatti male. Callejon, Guarin e Barbo, che sfiga. Quindi ai loro posti giocano Pereira, Kovacic e Gomez. L'unica nota positiva è che è tornato Juan Jesus. Ecco qua la squadra dell'avversario, valutazione 77, intesa 100. Stiamo attenti all'attacco perché è veramente pericoloso. Anche la difesa è fatta bene. Questo è bravo secondo me. Mamma mia, quanto odio le ombre. È impossibile giocare con le ombre, perché non le tolgono? Oh, 1-0 per lui. Cosa è successo? Aspetta. Mamma mia, ok, gol di Barclay, 1-0 per lui, non l'ho neanche visto. Comunque meno male che Gomez non gioca sempre titolare perché fa schifo. Palla per Sau, la parata è di Krul, poi non arriva, chi è Palacio mi sembra.
Se avessi avuto i Barbo, questo la palla non l'avrebbe neanche vista. Solo che i Barbo non ce l'ho. Dobbiamo giocare così per forza. Peccato. Markovic dentro! E 2-0. È rosso. Siamo in 10 quindi. Siamo morti. Ancora Juan Jesus che non riesce a farsi 90 minuti di partita. Mai. Passa Sau. Ma com'è passato? Però arriva la gran parata. Com'era passato Sau? Sau entra in area. Si ferma. Sau va al tiro. Murato come sempre. Sau entra in area. Sau. Ok, gol. 2-1. 64esimo. L'abbiamo riaperta. Attenzione. Welbeck. Sono tutto su. Welbeck. 3-1. 73esimo. Niente da fare. Mi sono sbilanciato troppo. In 10 se ti sbilanci sei morto. 3-1 per lui. 4-1. Da. O ci va bene o ci va di merda. 4-1 ci è andata di merda. Come? Io non capisco come ho fatto a perdere contro questo. E finisce qui. 4-1 abbiamo perso. Vabbè, il risultato anche, è anche giusto. Però non capisco come ho fatto a perdere. Perché potevo fargli veramente 2 gol, 3 gol all'inizio. Sarebbe tutto finita. Tutto finito. Se solo avessi avuto i Barbo. E io comunque inizio a pensare che qualcuno che porta sfiga c'è. E sto parlando di Juan Jesus. È assurdo come ogni volta che c'è lui si fa espellere o si infortuna e poi perdiamo. Lui porta sfiga, ma tanta ne porta. Questa comunque è la classifica della nostra divisione. Abbiamo 9 punti, dobbiamo ancora farne 3 per la promozione e 6, quindi 2 vittorie per vincerla. E allora nel prossimo episodio andremo sicuramente a vincerla perché non ne voglio perdere più. Io vi ricordo ancora di consigliarmi se comprare Handanovic o Diego Lopez. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da Bomb777, è tutto, ciao a tutti!